Benvenuti a tutti, siete ospiti questo pomeriggio dell'associazione culturale Sottosopra, che ha fatto questa iniziativa, questo ciclo di incontri, di cui oggi è l'ultimo per questa edizione. Come potete vedere Sottosopra, idee per ripensare il presente e immaginare il futuro. Quindi oggi per ripensare il presente e immaginare il futuro abbiamo una giornata densa che inizia adesso con Marco, economista Marco Veronese Passerella, che ci parlerà delle cause della stagnazione italiana. Alle 4 ci sarà un'intervista a Warren Mosler, l'economista Warren Mosler, per una moderna teoria monetaria. Dalle 5 alle 7 e mezzo ci sarà un dibattito con Sergio Cesarato e Randa Rey, tutti economisti, che si intitolerà Lo spread come strumento di disciplina. Iniziamo quindi con Marco Veronese Passerella, che è qui al mio fianco. E allora, il titolo dell'intervento di oggi di Marco è appunto Cause della stagnazione italiana. Marco Veronese Passerella è un economista, docente di economia presso l'Economics Division della Business School dell'Università di Leeds, laureato in economia con una tesi sul capitale di Marx, dottorato con una tesi sulla teoria del circuito monetario, autore di articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali, tra cui Cambridge Journal of Economics, Journal of Economic Behavior and Organization, Review of Political Economy, rivista italiana degli economisti, autore di numerosi capitoli in volumi collettanei, oltre che di pubblicazioni di carattere divulgativo. Tra queste, L'austerità è di destra e sta distruggendo l'Europa, con Emiliano Brancaccio, di cui conservo gelosamente una copia. Quindi adesso avremo un'ora con Marco, che ci farà la sua relazione, e poi una mezz'oretta circa di domande e risposte con il pubblico. Prego Marco. Ciao a tutti, grazie per l'invito e mi scuso anzi con... grazie. E mi scuso anzi con gli organizzatori per averli fatto impazzire con le date, anche se poi in realtà vi devo tirare le orecchie, perché mi avete messo in una giornata con ospiti importantissimi e da giorni mia moglie mi prende in giro, dice che io sono il gruppo spalla, guarda la lista degli invitati, poi, quindi questo ha generato, diciamo, una crisi familiare tra me e lei. Oltretutto mi avete dato un tema, quello delle cause strutturali e congiunturali della stagnazione italiana, che insomma è uno di quelli facili, no? E quindi io ho preparato un po' di slide, ho preparato un po' di grafici anche da mostrarvi. Credo tuttavia che oggi mi concentrerò soprattutto sulla seconda parte, cioè mi concentrerò sulle cause congiunturali, perché se andassimo davvero alla ricerca delle cause strutturali, qui vi faccio vedere, ho preparato qualche slide, ma l'ho preparata più che altro perché voi possiate scaricarle, darci un'occhiata, e l'ho preparata sulla falsariga di ciò che Augusto Graziani scrive nello Sviluppo Economico Italiano, che è un libro molto importante uscito nel 98. Dicevo, se dovessimo davvero indagare le cause strutturali, sarebbe una discussione lunghissima che richiederebbe giorni. Probabilmente molti di voi sapranno che l'economia italiana conosce una fase di boom negli anni 50, ma già inizia a rallentare nei primi anni 60, e forse il primo segnale di crisi ne si ha nel 63, con una stretta creditizia decisa in quell'anno dal governo italiano. Sarebbe dunque una discussione molto lunga, e io non ho tra l'altro le competenze dello storico, né la sensibilità dello storico economico, e ne credo in fondo voi siate qui oggi semplicemente per ascoltare che cosa è successo. Immagino che lo spirito sia quello di capire quali siano le cause ultime della crisi, non le cause prime, e di capire se c'è qualcosa che si può fare. Vi anticipo subito che io sono molto pessimista a riguardo, che è poi una delle ragioni per cui ho lasciato il paese. Venendo dunque alle cause ultime, la domanda vera che tutti si pongono e che tutti mi pongono
ma insomma abbiamo fatto bene o male ad entrare nell'area euro? Qual è stato l'impatto dell'euro sull'economia italiana? L'euro ci ha fatto da scudo, ci ha salvati, ha in qualche modo ridotto o attenuato, diciamo, l'impatto negativo di quei fattori strutturali di cui se volete parliamo anche di crisi, di cui se volete parliamo anche in un secondo momento, ovvero l'euro ha danneggiato l'economia italiana. E se sì, c'era davvero un'alternativa, si poteva decidere di non entrare nell'area euro? E in ogni caso, detto tutto questo, appurato che l'euro non sia stata una grande invenzione, dovremmo uscirne? Insomma, queste sono le domande a cui cercherò di rispondere. Partendo da un fatto, e il fatto è che prima dell'introduzione dell'euro, se voi vi foste dati un'occhiata alla letteratura, sia quella, diciamo, che chiamiamo pomposamente scientifica, che alla letteratura, diciamo, più popolare sul tema, nessuno dei grandi macroeconomisti sembrava consigliare, specialmente ad un paese come l'Italia, di entrare nell'area euro. Davvero nessuno, dall'estrema destra all'estrema sinistra, da Friedman fino al nostro Graziani che ho citato prima, nessuno diceva che entrare nell'euro sarebbe stata una buona cosa per la nostra economia. Al contrario, tutti avevano ammonito che sarebbe stata una scelta sciagurata. Di solito la ragione che veniva portata è che la valuta, come sapete, è o può essere un meccanismo di aggiustamento economico degli squilibri che si creano tra diversi paesi, e naturalmente invece scegliendo di ancorarsi in modo permanente a valute più forti, come ha fatto il nostro paese, questo meccanismo di aggiustamento sarebbe stato perso. Praticamente tutti i Nobel che si siano occupati del tema avevano scoraggiato e sconsigliato ai paesi europei di procedere verso la via dell'unificazione monetaria. E persino in Italia ci sono articoli di Alesina al riguardo, e anche più di recente Zingales si è espresso contro la valuta unica. Tuttavia, soprattutto a partire dai primi anni 2000, cioè quando le nostre istituzioni presero la decisione di far parte dell'area euro fin dal primo giorno, la situazione, anche in termini di dibattito, quantomeno in termini di dibattito pubblico, è sembrata cambiare. E questo perché in fondo nei primi anni 2000 il nostro paese in qualche modo sorprendeva per prestazioni economiche. Ci si aspettava, diciamo, che la situazione fosse molto peggiore di come si stava manifestando allora, ed anzi a partire da quegli anni abbiamo assistito in modo crescente ad un refrain che poi in realtà ultimamente si è un po' sopito, ma che ci ha accompagnato quantomeno per una decina d'anni, sui benefici di cui il nostro paese stava godendo per aver aderito alla valuta unica, i famosi dividendi dell'euro. E quando si parla di dividendi, due di solito sono i benefici o dividendi che vengono attribuiti all'ingresso nella valuta unica. Il primo, si dice, il nostro paese è un paese che ha un stock di debito pubblico molto elevato, che paga su questo debito pubblico interessi molto elevati. L'entrata nell'area euro ha garantito una riduzione degli interessi pagati su questo debito e quindi in qualche modo ha liberato risorse che sarebbero potute essere utilizzate per altri scopi. Poi di solito si aggiunge che però i governi italiani non hanno colto questa possibilità e questa sarebbe una delle cause della crisi attuale del nostro paese. Ma insomma, si dice, i dividendi in qualche modo in termini di tassi di interesse si erano visti, e come. Ora, voi sapete che nelle scienze sociali in generale ed in economia in particolare è molto difficile costruire dei controfattuali. Il fatto che sia difficile non significa però che sia impossibile o che non ci siano degli strumenti che ci consentono di verificare se queste affermazioni hanno un riscontro guardando i dati o no. E per esempio, quando parliamo di tassi di inflazione, qui nel... ci vedete? Riuscite a vedere? Poi un po' troppo di... no, mi pare abbastanza grande, no? Quando parliamo di tassi di inflazione, ho lasciato la didascalia in inglese, ma insomma penso sia chiaro quello che vedete. Questi sono i tassi di interesse sui titoli italiani a scadenza 10 anni, che sono quelli che poi su cui si calcola il famoso spread. Quando si parla di tassi di interesse, si dice appunto i tassi di interesse si sono ridotti in virtù dell'entrata nell'euro. È possibile ottenere un controfattuale?
sì, è possibile ottenere un controfattuale e lo si fa attraverso un metodo che viene chiamato metodo delle variabili sintetiche. Questo metodo non me lo sono inventato io, è stato sviluppato nel corso dei primi anni 2000 per studiare l'impatto del terrorismo basco sull'economia dei Paesi Baschi. Ed è stato ripreso, per esempio, in Italia, da alcuni autori, e uno di questi, forse due su tre, in realtà sono qui alla Bocconi, qui vicino, se non sbaglio, la Bocconi dovrebbe essere qui a due passi. Erano Nannicini, che è proprio la Bocconi, Manasse dell'Università di Bologna e Saia, se non ricordo male, scrissero un articolo che mi colpì perché era un articolo molto onesto su miti e diciamo dicerie circa l'euro per l'inchiesta, utilizzando esattamente questo metodo. Quello che si fa è si prende un insieme di paesi che non hanno subito un certo shock che si vuole analizzare rispetto ad un altro paese. Per esempio nel caso dell'Italia si prende un insieme di paesi che non abbiano aderito all'area euro, si costruiscono delle serie storiche per l'Italia sulla base dei paesi che non hanno fatto quella scelta e si vede se dopo la data dello shock, in questo caso dopo la data dell'adesione all'euro, le serie storiche divergono o rimangono grosso modo le stesse. Questi sono due esercizi che io ho fatto, rispetto ai tassi di interesse sul debito italiano, sui titoli a 10 anni. Quella riga verticale che voi vedete segna l'entrata in vigore dell'euro. Probabilmente per eseguire questo esercizio più correttamente bisognerebbe retrodatare un po' lo shock, perché si potrebbe argomentare che in fondo gli effetti dell'euro iniziano a partire almeno dal 1998, che è quello che di solito fanno gli altri autori. Io ho preferito partire dal 2001 perché avevo pochi dati. Vi ho messo tutti i dati a disposizione, vi ho creato anche un codice R che sta sul mio sito, che potete scaricare, potete giocare con le date, con i dati dei vari paesi e potete controllare voi stessi e diciamo farvi in casa questi esercizi in qualche modo. E comunque venga diciamo selezionata la data d'ingresso, i risultati che ottenete più o meno sono questi che vi sto mostrando ora. E come vedete le serie storiche, sia nel caso della serie di sinistra che nel caso della serie alla vostra destra, i dati di sinistra sono dati annuali, i dati alla vostra destra sono dati quadrimestrali, perché ho ripetuto l'esperimento con due serie di dati diversi, dice che in realtà l'entrata nell'euro non sembra aver generato alcun particolare guadagno in termini di minori tassi di interesse. Se così fosse, infatti, dovremmo vedere la riga tratteggiata rossa o la riga tratteggiata blu, che sono le serie sintetiche che ho costruito, divergere sensibilmente dalle serie reali, che sono quelle che vedete in nero. In realtà questa differenza non si vede e la ragione banale, spiegata diciamo senza alcun artificio statistico o matematico, è che nello stesso periodo i tassi di interesse si sono ridotti ovunque nel mondo. Quindi in realtà non c'è ragione di ritenere che l'Italia abbia beneficiato di tassi di interesse minori perché ha deciso di entrare nell'area euro, perché quei tassi di interesse erano alti prima ovunque nel mondo e si sono abbassati negli stessi anni ovunque nel mondo. E questo fa sì che non vi sia in realtà alcun beneficio apparente derivante dall'entrata nell'euro in termini di minori tassi di interesse. Quindi il primo dividendo di cui si parla molto spesso alla luce dei dati e anche vorrei dire del buon senso non sembra tenere. L'altro dividendo che di solito viene invocato, come avevo accennato prima, è quello di una minore inflazione. Voi sapete che il nostro paese aveva vissuto soprattutto a cavallo tra gli anni 70 e i primi anni 80, almeno fino al 1984, un periodo di alta inflazione. E si dice che l'entrata nell'euro è servita anche a calmierare i prezzi e dunque a difendere il potere d'acquisto degli italiani, soprattutto a difendere il potere d'acquisto dei salariati, dei pensionati e così via. È vero questo, di nuovo alla luce dei dati? Ebbene, di nuovo potete ripetere lo stesso esperimento, utilizzando naturalmente in questo caso i dati sull'inflazione, di nuovo ho costruito due serie sintetiche, una con dati annuali, una con dati quadrimestrali, le ho messe a confronto con le serie storiche e di nuovo non si vede nulla, nel senso che la serie sintetica e la serie storica sono molto vicine, c'è qualche differenza, soprattutto quella con i dati quadrimestrali non mi è venuta bene, magari c'è qualche errore, appunto il codice che l'ho messo a disposizione potete andare a vedere, magari ho selezionato male i paesi, non lo so, ma la verità è che a questi stessi risultati arrivano anche gli economisti che vi menzionavo prima e che certo non possono essere sospettati di avere simpatie
anti-euro. Quindi i due grandi dividendi che il nostro paese avrebbe incassato in seguito alla decisione di aderire all'area euro, alla prova dei fatti non sembrano essere lì. Naturalmente si potrebbe a questo punto argomentare, e di solito viene argomentato, che leggevo oggi proprio un articolo della Gabanelli a riguardo. Ma il grande beneficio dell'entrata nell'area euro è un beneficio in termini di maggiore ricchezza creata dagli scambi con gli altri paesi. Abbiamo aumentato il volume degli scambi nei confronti degli altri paesi del mondo. A me questa sembra una tesi un po' ingenua. La prima è perché chiunque di voi abbia studiato economia dovrebbe sapere quando si entra in una nuova area di scambio, ogni volta che una nuova area di scambio viene creata, ci sono due effetti contrapposti. Nel mondo anglosassone si chiamano un effetto di trade creation e un effetto di trade diversion. Ogni volta che si entra in un'area di libero scambio, naturalmente migliorano le relazioni commerciali con i partner, con gli altri membri di quell'area di scambio, però questo inficia le relazioni commerciali con altri paesi. E una delle cose che mi aveva un po' insospettito, nonostante sia un articolo molto onesto e io vi consiglio di leggere, quando lessi l'articolo di Manasse, Nannicini e Saia, è che loro misuravano il volume dei commerci solo all'interno dell'area euro. Ma insomma, noi quando vogliamo capire se il nostro paese ha tratto giovamento dall'ingresso nell'area euro, non siamo genericamente interessati a sapere se abbiamo venduto più frigoriferi in Germania, noi vogliamo sapere se abbiamo venduto più frigoriferi nel mondo. E a questo punto i risultati si fanno molto meno chiari. Qui potete vedere il controfattuale per le esportazioni. Come vedete, sia la riga rossa che la riga verde, che sono le due serie sintetiche, sono leggermente inferiori alle righe nere, che sono invece le serie, quelle ottenute con i dati reali. Questo significa che c'è stato un leggero vantaggio, o quantomeno che questo esercizio sembra indicare che ci sia stato un leggero vantaggio in termini di esportazioni, dovuto all'entrata nell'area euro. Queste sono esportazioni mondiali, per cui questo vantaggio si riduce molto rispetto al solo vantaggio calcolato per i paesi europei. Ma in fondo questo è il dato che ci interessa. Lo stesso discorso vale per le importazioni. Entrando nell'area euro, anche le importazioni del nostro paese sembrano essere cresciute rispetto a quanto non avrebbero fatto nell'ipotesi di non entrata nell'area euro. Ora, quello che di solito gli altri autori fanno è un esercizio di questo tipo. Si prendono l'insieme totale delle esportazioni, le esportazioni vengono sommate alle importazioni, si calcola così il volume di scambi complessivo e poi si mostra di solito un grafico di questo tipo che vi mostra come in effetti, anche se l'effetto poi non è chiarissimo, ma insomma sembra esserci un effetto di crescita dei volumi complessivo degli scambi dovuto all'entrata nell'euro. E secondo me questo effetto ha buon senso, c'è. Il punto però è che, come voi sapete, ciò che a noi dovrebbe interessare più che il volume complessivo degli scambi è se le esportazioni nette siano aumentate. Perché quando calcoliamo il PIL di un paese, le esportazioni stanno con il segno più, le importazioni stanno con il segno meno. Quindi noi vogliamo sapere se in termini di esportazioni nette il nostro paese è andato meglio in seguito all'entrata nell'euro. Ebbene, se guardiamo le esportazioni nette, qui vi ho messo solo la differenza, queste differenze tra le serie sintetiche e le serie storiche sono davvero minime. C'è una qualche leggera evidenza che entrando nell'area euro le esportazioni nette siano leggermente migliorate. Avevo però fatto questo stesso esercizio qualche anno fa con dei dati diversi e mi venivano leggermente peggiorate. L'idea che mi sono fatto è che dal punto di vista netto, se prendiamo gli scambi con il resto del mondo, non ci sia stato un grande effetto dovuto di per sé all'entrata nell'euro, almeno negli anni immediatamente successivi all'entrata nell'euro. Notate che questi esercizi hanno senso, ammesso che abbiano senso, solo a pochi anni o pochi quadrimestri di distanza dallo shock, in questo caso dall'entrata nell'euro, perché negli anni successivi ci possono essere altri shock o altri fenomeni, naturalmente, che intervengono e cambiano i risultati che vi mostro. Ora, di fronte a questa evidenza, o meglio direi a questa non evidenza, quello che di solito i miei colleghi più bravi, quelli che
che afferiscono al pensiero dominante, mi obiettano è: ma Marco, ma tu lo sai che il vero problema dell'economia italiana è la produttività, lo sanno tutti. Bisogna aumentare la produttività, è stato per molto tempo nei media italiani, adesso insomma, per ragioni ovvie non sto seguendo, ma insomma quando ero in Italia aumentare la produttività era uno di quegli slogan che andava bene un po' per tutte le stagioni, spesso confuso perché si diceva bisogna aumentare la produttività, quindi bisogna lavorare di più, le due cose in realtà sono in antitesi, ma insomma. E non avremmo, diciamo, avremmo assistito ad un calo della produttività italiana perché non sono state fatte le riforme. Quali sono le riforme? Lo sappiamo, flessibilizzazione del mercato del lavoro, riforma del sistema pensionistico e tutte quelle riforme che a me invece pare che siano state fatte e come in questo paese. Ma in ogni caso mi si dice sì, forse sono state fatte, ma sono state fatte male e comunque devi ammettere che l'euro con la caduta della produttività non c'entra. Dunque, se noi ora ripetiamo questi stessi esercizi, ecco qui vi faccio vedere prima un grafico sulle produttività a confronto nei vari paesi europei, probabilmente questo si vede male, vi mostro questo che è più semplice. La riga verde sono i paesi del centro europeo, Germania, Olanda, Francia, Lussemburgo, eccetera eccetera. La riga arancione sono i paesi della periferia, quindi Italia, Spagna, Portogallo e così via. Io ho preso come anno di riferimento il primo quadrimestre del 96, vi potete prendere altri riferimenti annuali, il risultato grosso modo è sempre questo, ed è una divaricazione della, diciamo, l'andamento della produttività nei paesi periferici rispetto ai paesi del centro. I paesi periferici sembrano aver subito in questi anni una caduta dei propri livelli di produttività rispetto a quella dei paesi del centro. Questo fatto mi ha insospettito e allora mi sono andato a prendere un paio di misure possibili di produttività, una molto rozza che in realtà più che misurare la produttività misura la nostra ricchezza pro capite, e ho fatto l'esperimento che avevo fatto con le altre serie. E qui vedete che invece la divaricazione è molto ampia. Cioè, se ci chiediamo l'entrata nell'euro ha avuto un impatto sul PIL pro capite, prima misura che ho scelto, la risposta è, questa è l'unica risposta divergente rispetto al lavoro di Nannicini, Manasse e Saia, ma è convergente con un lavoro che ho visto che lo scorso anno ha fatto, no, anzi negli scorsi mesi ha fatto molto discutere, rilasciato da un centro di ricerca belga in cui facevano degli esercizi simili e viene più o meno come ho fatto io, insomma. L'evidenza qui è piuttosto forte che l'entrata nell'euro abbia coinciso con una caduta dei livelli di PIL pro capite rispetto a quella degli altri paesi europei e del mondo, e soprattutto abbia coinciso con una caduta rispetto al controfattuale, rispetto all'ipotesi in cui l'Italia non fosse entrata nell'area euro. Mi si risponderà che questo in realtà non è una buona misura della produttività, e io sono d'accordo. Purtroppo sul prodotto per ora lavorata ci sono solo dati annuali, io ho ripetuto l'esercizio con i dati annuali per il prodotto per ora lavorata, quindi una misura in questo caso un po' più precisa della produttività, perché se parlare di produttività in termini macroeconomici è sempre molto scivoloso, poi magari vi spiego anche perché. E di nuovo, e anzi più di prima, questa divergenza, questa forbice sembra essere piuttosto evidente, non sembra cioè che in questo caso i dati mentano. Tra l'altro, se voi ripetete questo stesso esercizio utilizzando altri anni base o altri paesi, vi ho caricato il codice e i dati apposta in modo tale che li possiate usare e ripetere questi esercizi come volete, come più vi piace, questo risultato qui è piuttosto robusto. Qualunque sia la data di partenza che voi prendete, diciamo in un intorno ragionevole dell'entrata nell'euro, qualunque siano i paesi che voi prendete come specchio per l'economia italiana, il risultato che ottenete è sempre che in Italia c'è stata una caduta verticale della produttività che ha coinciso, grosso modo, con l'entrata nell'euro. Ora mi si dirà che questa è una coincidenza. La mia sensazione è che in realtà l'agganciamento valutario e soprattutto le politiche fiscali di austerità che sono state praticate in questi anni in Italia, ma a maggior ragione, ma in parte anche negli altri paesi della periferia europea, abbattendo i livelli di domanda, abbiano finito anche per abbattere i livelli di produttività, perché la produttività, sapete, non è un coefficiente esogeno, non è un dato tecnico. La produttività dipende dalla quantità di investimenti, soprattutto investimenti in nuove tecnologie, che le imprese sono in grado di fare.
dipende anche dai settori in cui le imprese sono in grado di collocarsi, e questo a sua volta dipende dalla possibilità per le imprese di fronteggiare livelli di domanda elevati e stabili. Perché in assenza di tutto questo gli investimenti non vengono fatti, i treni vengono persi, tu finisci per precipitare in settori in cui il valore aggiunto per addetto è molto basso e soprattutto finisci per non investire più, e questo fa cadere i livelli di produttività. Quindi la mia sensazione, che naturalmente è una sensazione personale, è che questa non sia una coincidenza. Un modo per esprimere bene questo concetto, anche se forse nel milanese è meno evidente, io giro molto in auto quando vengo qui in Italia e la condizione, o anche prendo altri mezzi di trasporto, la condizione del manto autostradale, la condizione in generale delle infrastrutture in questo paese, soprattutto al centro-sud, è drammatica. Questo incide, e come, sui livelli di produttività calcolati in termini macroeconomici. Naturalmente a questo punto, se si discute di questioni politiche è allora le foibe, se si discute di questioni economiche la risposta standard diventa: e allora la Brexit? Non vedi quello che succede nel tuo paese, nel paese in cui risiedi? Non vedi che non è possibile uscire? Non vedi quanti problemi la Gran Bretagna sta affrontando? E qui apro una parentesi: è vero che la Gran Bretagna sta affrontando una fase molto difficile, ma questa deriva essenzialmente dalla spaccatura dei suoi due maggiori partiti, in particolare del Partito Conservatore, perché c'è una parte del Partito Conservatore fortemente ancorata all'economia continentale, soprattutto legata all'economia tedesca, e c'è un'altra parte del Partito Conservatore invece che guarda al Commonwealth e guarda al resto del mondo come possibilità di espansione, che guarda la possibilità di trasformare Londra in una grande piazza finanziaria per i paesi asiatici e così via. Quindi si scontrano due idee diverse di Gran Bretagna, e in fondo i problemi del paese da lì vengono. Perché se voi guardate gli indicatori economici sono sorprendentemente robusti, considerando il disastro politico in cui la classe politica britannica si è prodotta negli ultimi due anni. E a me, guardate, capitava ed è capitato spesso, prima del referendum sulla Brexit, di partecipare a dei dibattiti, spesso in cui io ero l'unico ospite non britannico, a giocare il ruolo del Brexiter. Questo non perché io sia Brexiter, che non sono mai stato, non considero una grande idea quella della Gran Bretagna di uscire dall'Unione Europea, soprattutto per il modo in cui immaginavo sarebbe maturata, ma perché ammonivo i miei colleghi che andare a dire in giro che una volta vinto il referendum dal fronte del Leave si sarebbero manifestati effetti catastrofici fosse una pessima idea per la reputazione della categoria, no? E poi iniziarono a dirmi, subito dopo il referendum ci furono altri dibattiti, iniziarono a dirmi: ma gli effetti catastrofici non si sono visti perché Theresa May non ha ancora invocato l'articolo 51. Quell'articolo 51 è stato invocato e ancora questi effetti non si vedono. Allora mi dicono: ma aspetta che Boris Johnson diventi leader e poi il 10 ottobre... Sì, ok, tra 50 anni una crisi ci sarà, ma che questa derivi dalla decisione di uscire, al momento è ancora tutto da dimostrare. E in effetti, se voi guardate, per capite a confronto ve l'ho già mostrato, ma se per esempio guardate i livelli di disoccupazione, nonostante la decisione di uscire, la Gran Bretagna ancora a livelli di disoccupazione ridicoli, stiamo al 3,5% in questo momento. Naturalmente il dato è in parte falsato dal fatto che c'è molto lavoro precario, cioè c'è molta sottooccupazione, però insomma la situazione, se confrontata con la situazione italiana, c'è una differenza sostanziale. Per contro, l'Italia ancora fatica a tornare ai livelli di disoccupazione pre-crisi, anzi siamo ben lontani dai livelli di disoccupazione pre-crisi. E persino quando guardiamo ai tassi di interesse, che di solito sono uno degli indicatori, no? Della rischiosità di un paese, di quanto gli investitori internazionali considerino investire in quel paese rischioso, nel caso britannico non sembra che questo effetto si sia materializzato, anzi paradossalmente negli ultimi mesi i tassi si sono ridotti e probabilmente hanno beneficiato da un po' di fughe di capitali che hanno riguardato anche il nostro paese. Voi sapete che una delle ragioni per cui lo spread, cioè il divario tra il rendimento dei titoli italiani e quello dei titoli tedeschi a parità di scadenza, dipende non soltanto ovviamente dal rendimento sui titoli italiani, ma dipende anche dal rendimento dei titoli tedeschi.
e ogni volta che si disinveste dai titoli italiani, questo non soltanto genera un effetto di accrescimento del rendimento dei titoli italiani, ma siccome questi capitali devono trovare un porto sicuro, di solito questi porti sicuri sono esattamente i paesi del centro europeo, il che ha un effetto moltiplicativo sullo spread. Ecco, la Gran Bretagna negli ultimi mesi, nonostante tutto, non sembra essere stata investita da alcuna particolare fuga di capitale, al di là di queste notizie di impianti che chiuderebbero, andrebbero, ma insomma fanno parte della dinamica normale di competizione del mercato. Dunque, detto tutto questo, detto che non ne è convenuto uscire, e io davvero su questo faccio una guerra, anche con i miei colleghi, quelli che ritengono, secondo me anche con motivazioni molto forti, che non si debba uscire in nessun modo, che non si debba mettere a tema politicamente l'uscita dall'area euro, io di solito li prego però di dire la verità e dire che almeno dovremmo iniziare a chiarire che non ci sia convenuto entrare. E a mio avviso una delle ragioni per cui non ci è convenuto entrare è che di fatto abbiamo consegnato le chiavi di casa a qualcun altro. Adesso decidere di agire diversamente è molto difficile, quindi non sto dicendo che si debba uscire. Certo, se si uscisse sul piano macroeconomico, la cosa a cui più bisognerebbe guardare è se vi sia un equilibrio con i conti esteri. Qui forse entro in parziale collisione, ci sono molti ospiti, un paio di ospiti della Modern Money Theory che potrebbero avere su questo opinioni diverse dalla mia, ma ritengo che nel caso almeno di un paese come l'Italia, da un punto di vista puramente economico, non parlo di questioni politiche, una delle precondizioni per uscire e diciamo riuscire a prosperare al di fuori dell'area valutaria comune sia quella di avere i conti esteri in ordine. Se guardiamo alla storia recente del nostro paese, anche non recente, l'Italia è sempre stata caratterizzata più o meno a fasi alterne da un sostanziale equilibrio nei conti con l'estero. Quello che vedete è il conto corrente della bilancia dei pagamenti, che poi è il rovescio del conto finanziario, al netto dei movimenti di capitale. Anche se voi guardate allo stock di debito accumulato nei confronti dell'estero, cioè la cosiddetta posizione finanziaria netta, di nuovo il nostro paese ha una condizione di sostanziale equilibrio. Quindi in realtà le precondizioni per uscire ci sarebbero, da un punto di vista meramente macroeconomico, perché l'Italia sembra essere un paese che non ha bisogno di prendere a prestito dal resto del mondo. Perché la grande difficoltà per il nostro paese sarebbe se ti trovassi fuori dall'area euro, in una situazione naturalmente di turbolenza finanziaria e valutaria, nelle condizioni di dover ricorrere ai mercati internazionali per finanziare la tua economia. Ecco, questo problema sembra non esserci, di qui naturalmente a concluderne che allora convenga uscire, secondo me ce ne passa, ma entriamo, come dire, nell'ambito del dibattito e delle opinioni politiche. La mia opinione è che nessuna forza che aspiri a guidare il paese, o quantomeno adesso una presenza non marginale nel paese, debba invocare l'uscita come obiettivo. Credo che però il tema dell'uscita non debba essere totalmente rimosso, debba essere considerata in qualche modo un'ipotesi di estrema razio, perché la verità è che la permanenza nell'area euro, lo abbiamo visto anche da questi pochi dati che abbiamo visionato assieme, sembra aver danneggiato profondamente l'economia del nostro paese, che oltretutto ha perso circa il 25% della propria capacità produttiva. Siamo cioè vicini ad un punto di non ritorno. Voi sapete che nei sistemi sociali, questo vale anche per i sistemi naturali, ma a maggior ragione per i sistemi sociali, che sono sistemi complessi, esistono soglie e punti di non ritorno. La mia sensazione è che se quella soglia non è stata ancora superata, però ci siamo molto vicini. Questo evidentemente ci impone di pensare a soluzioni anche drastiche. Io non credo in ogni caso che questa soluzione arriverà dall'interno, potrebbe arrivare per shock esterni, per al momento eventi che non sono in grado di prevedere. Su questo io in realtà adesso mi fermerei, perché sarei interessato, vedo facce molto preoccupate, qualcuno mi sorride, non so se lo faccia per chiedermi un lieto fine che non vi darò. E preferisco invece aprire al dibattito con voi, così magari iniziamo a discutere sul serio alcune di queste prospettive. Vi ringrazio per il momento. Bene.
Abbiamo circa mezz'ora per avere un'interlocuzione con il relatore. Chi vuole fare delle domande si prega di venire qui vicino. Accodatevi. Allora, io avevo visto quella slide che mi ha colpito sulla crescita e vedo che la crescita comunque prende una curva al ribasso per l'Italia a partire dagli anni 96, insomma la metà degli anni 90, quando si sono fatte le prime privatizzazioni, le prime ristrutturazioni dei salari, diciamo, perché avevano già abolito la scala mobile, non c'erano più gli aumenti, eccetera, eccetera. E quindi penso che questo abbia comunque ulteriormente aggravato, oltre alle che ancora non eravamo neanche nell'euro, no? Io sarei anche per un'uscita dall'euro, perché io sono sempre stata euroscettica, però penso che anche che ci voglia non solo un consenso forte, perché altrimenti sarebbe pure difficile, e pensavo anche agli aggiustamenti. Invece per quanto riguarda gli scambi commerciali che poi sono stati fatti principalmente all'estero per via della competitività fra gli stati che si è sviluppata dal trattato di Maastricht, non dai trattati europei, io penso che anche all'inizio, cioè prima che entrassimo nel trattato di Maastricht, c'era e prima che si stabilisse questo meccanismo anche del pareggio di bilancio, eccetera, i paesi europei fossero abbastanza autosufficienti sull'import-export, nel senso che potevano commerciare benissimo fra loro senza avere necessità ulteriori o necessità di esportare molto, ma l'esportazione verso l'estero si è avuto soprattutto perché è stato depresso il mercato interno, la domanda interna. Subito, aspetta. Sì, no, facciamo domanda per domanda, quindi non c'è bisogno che prenda troppi appunti. Io sono tra quelli che pensano che i processi di privatizzazione abbiano fatto particolarmente male all'economia italiana, perché se è vero che il modo di produzione basato sul capitale è unico, i capitalismi sono molti e il capitalismo italiano, in particolare il successo dell'economia italiana, è stato in buona misura basato sulla presenza forte del settore pubblico, sulla presenza di alcuni campioni nazionali, come si chiamavano un tempo, che forse, anzi certamente, si erano caratterizzati per alcune inefficienze legate anche a, come dire, esigenze della politica, al mondo bipolare in cui l'Italia aveva vissuto e in fondo prosperato per alcuni decenni. Ma certo, una volta venuti meno quelli, cioè una volta proceduti con il processo di privatizzazione, l'Italia ha perso la propria, il proprio scheletro produttivo in qualche modo. Io vengo da una regione, il Veneto, che sui processi di diciamo così esternalizzazione della grande fabbrica e in generale sulla possibilità di lavorare per conto terzi ha fondato il proprio successo. Spesso si è fatta in questo paese l'apologia della piccola impresa. C'è anche chi, diciamo così, ha la posizione opposta, quelli che considerano la piccola impresa una sorta di cancro del paese. Io sono per una posizione intermedia. Tu puoi avere una miriade di piccole imprese, piccole e medie imprese, anche molto efficienti, anche molto aggressive e competitive sui mercati internazionali. Però per avere queste devi avere anche una struttura economica solida e devi avere alcune grandi imprese guida. E in Italia storicamente questo ruolo, in qualche modo un ruolo che ha sopperito alla mancanza di una grande imprenditoria privata, l'ha svolto lo Stato. Quindi certamente i processi di privatizzazione hanno fatto danni, come hanno fatto danni i processi di liberalizzazione del mercato del lavoro. È inutile che ce la raccontiamo, lo sanno anche gli economisti, quelli bravi di cui vi parlavo prima, che
quando si flessibilizzano i contratti di lavoro, la caduta dei livelli di produttività è uno dei primi effetti. Non è un segreto, c'è anche nel, sono cose che vengono normalmente pubblicate anche nelle riviste di primissima fascia. L'Italia prima dei trattati prosperava, in realtà ahimè gli effetti nefasti dell'aggancio valutario arrivano molto presto in questo paese, arrivano già nel 78, anzi 79, l'anno in cui l'Italia decide di aderire allo SME, perché da quel momento il regime di cambi fissi, anche se aggiustabili, che ci autoimponiamo, per esempio cambia l'atteggiamento del padronato italiano nei confronti dell'inflazione. È vero che l'Italia aveva un problema cronico di inflazione negli anni precedenti, ma quell'inflazione era la risultante di tanti fattori e non tutti questi fattori erano negativi, al di là degli shock sulle materie prime, shock petroliferi per esempio, ma una delle ragioni per cui avevamo prezzi che salivano è perché c'era una forte conflittualità sociale. L'inflazione è un barometro della conflittualità sociale e non è un caso che invece negli ultimi anni l'inflazione sia scomparsa. È scomparsa perché è scomparsa la conflittualità sociale. Quindi quegli effetti hanno iniziato a manifestarsi molto presto, anche perché poi l'entrata nello SME ha significato, come tutti sapete, il divorzio della Banca Centrale Italiana dal Tesoro, con gli effetti che questo ha avuto, l'idea di costringere lo Stato italiano, come disse Andreatta in un'intervista al Sole 24 Ore, che immagino tutti conoscerete molto bene, di costringere appunto lo Stato italiano a confrontarsi con la ruvidezza dei mercati per finanziare una spesa pubblica peraltro crescente, la necessità di pagare tassi di interesse molto alti che il nostro paese ha dovuto fronteggiare per di fatto 15 anni, prima per, diciamo così, la presidenza Fed affidata da Carter a Volcker fino almeno al 1985. L'Italia ha subito molto la stagione dell'euro forte e gli alti tassi di interesse. L'Italia, non solo l'Italia, anche altri paesi, la Francia l'hanno subito. Poi, come sapete, il processo di unificazione tedesco, altro shock che ha imposto al resto del continente tassi di interesse molto alti, di nuovo il nostro paese ha pagato tassi esorbitanti. La differenza vera è che soprattutto, mentre nei fine anni 70, primi anni 80, adesso non ho le serie sotto mano, meglio potremmo fare i conti se volete, ma insomma, l'inflazione in qualche modo erodeva gli alti tassi di interesse, al punto che mi pare che ancora fino al 1981 almeno i tassi di interesse che l'Italia paga sono negativi in termini reali. Poi progressivamente proprio la caduta dei livelli inflazionistici ha fatto sì che invece il tasso di interesse reale che l'Italia pagava sul proprio debito crescesse. E infatti quando si dice che i due dividendi sarebbero inflazione bassa e interessi bassi sul debito, non ci si rende conto che almeno in parte si dice una cosa contraddittoria. L'inflazione può avere sì un effetto negativo sul debito perché induce i sottoscrittori a sottoscrivere titoli a breve scadenza e quindi ogni volta che hai un aumento dei tassi questo si ripercuote sull'intera struttura del debito. Però al di là, diciamo, di questi aspetti comportamentali, in linea di massima un'inflazione molto bassa può essere pericolosa per chi come noi ha un debito alto. Non solo, ma in quella stagione di cambi fissi corrispose anche per il nostro paese a, se non ricordo male, a dei deficit della bilancia commerciale, proprio perché l'Italia in qualche modo era stretta tra tassi di interesse elevatissimi da un lato, esportazioni che crescevano, che si riducevano in valore, ed importazioni che crescevano in valore dall'altro, a causa del dollaro forte. Mio padre ne sa qualcosa perché nel 1980, non mi ricordo, credo 80 esattamente, stava per mettere in piedi una sorta di import-export tramite Singapore, tra la Cina e l'Italia. Dice, cavolo, io avevo avuto l'idea, diciamo, prima di tutti, solo che si imbatté esattamente nella stagione del dollaro forte e a poche settimane, diciamo, dalla conclusione degli accordi dovette rinunciare, ce lo dovremmo far raccontare a lui, ma insomma, dovette rinunciare a quella idea che aveva avuto. Quindi insomma i problemi legati, quando si dice l'euro di per sé non ha generato tutti i problemi che mostri, certo che no, ma come dire, l'euro ha iniziato, prima lo SME, poi l'euro ha iniziato a generare i propri effetti nefasti, incluso i trattati, incluso il divorzio, incluso le politiche di austerità, da molto prima che il nostro paese si riagganciasse al serpente monetario e decidesse di entrare nell'area euro. Certo, poi gli effetti sembrano essere stati anche peggiori, questo almeno mostrano gli esercizi che ho proposto. Andrea. Grazie. Grazie.
ringrazio Marco perché ha fatto una presentazione chiarissima. Grazie. Ponendo una serie di questioni che sono centrali e che dibattiamo da tempo. E qui l'appunto su cui volevo soffermare e chiedere il parere a lui e anche a voi, riguarda se forse non è il caso di rovesciare il termine del discorso, cioè chiedersi, certo che è importante in questa fase di scritto mai che ci sono le elezioni europee, chiedersi qual è stato l'effetto dell'entrata nell'euro sull'economia italiana. Ma io mi chiedo, mi domando da tempo, se una certa dinamica economica italiana, che possiamo riassumere ovviamente con una stagnazione ormai ventennale, dal 92 in poi l'Italia, l'economia italiana non cresce più, subisce solo degli shock di crisi quando va giù e non riesce più a recuperare, per cui si perde quel 25% di capacità produttiva, sia dovuto più a fattori di natura interna, che è dovuto a shock derivanti dall'euro piuttosto che da altre vicende. Certo che poi tutti questi aspetti legati alla dinamica del commercio internazionale, alla dinamica dei mercati finanziari, il ruolo crescente della Cina, eccetera, eccetera, sono tutti aspetti che ovviamente di carattere geopolitico e geoeconomico non si prese in considerazione. Ma c'è una struttura, diciamo, interna, storica, diciamo, nell'economia italiana, che è forse quella su cui bisognerebbe maggiormente soffermarsi. Mi soffermo in particolar modo sul discorso della produttività. La produttività, quindi noi abbiamo sempre, innanzitutto c'è un problema di misurazione che abbiamo voluto nel merito, perché la produttività che noi, il dato che noi possiamo avere, è soprattutto la manifatturiera. Sì. In una realtà milanese, dove il manifatturiero conta meno del 20%, insomma, abbiamo dei dati abbastanza distorti da questo punto di vista. Ma poi viene calcolato essenzialmente come produttività del lavoro, ma dietro il concetto di produttività del lavoro, la produttività del lavoro è un rapporto tra l'intensità capitalistica, che è il rapporto capitale-lavoro, che mi dà una spia, diciamo, del tipo di specializzazione produttiva, e la produttività del capitale, facciamo K su L, su K, L su Q, che è la produttività del lavoro. Se andiamo a vedere i dati ISTAT, le relazioni, noi vediamo che essenzialmente la stagnazione della produttività non dipende tanto dalla produttività del lavoro in sé per sé, perché noi siamo un paese che ha il numero di ore lavorate medie più tra i più elevati d'Europa. Abbiamo, sono circa 1780, con 3450 dei tedeschi, 1402 degli olandesi, eccetera, eccetera. Abbiamo un paese che ha un gap salariale tra i più elevati in senso negativo rispetto alla media degli altri paesi, sono dati abbastanza noti, e abbiamo anche un tasso di precarietà, diciamo, tra i più elevati, simile a quelli dei paesi mediterranei. Questi sono tre elementi che ovviamente incidono non tanto sulla produttività del lavoro, ma incidono sulla capacità e sulla qualità delle attività di investimento che vengono fatte in questo paese, quindi incidono prevalentemente sulla produttività del capitale. Questo dipende da un problema che abbiamo nella struttura delle piccole imprese, in cui gli investimenti di carattere tecnologico avanzate sono facilmente praticabili, investibili, finanziari, la possibilità ridotta dimensione delle imprese. Abbiamo un paese dove non si è ancora verificato, infatti non c'è mai stata una rivoluzione manageriale, pensiamo che negli Stati Uniti questa è nata negli anni 30, siamo nel 2080 anni di distanza, siamo ancora nel capitalismo familiare, e quindi abbiamo, questi sono dei problemi, diciamo, strutturali, che ovviamente secondo me pesano molto di più di quelli che potrebbero essere gli effetti o meno di una partecipazione alla rete del tempo. E la precarizzazione del lavoro, da questo punto di vista l'Italia è anche un paese molto avanzato, personalmente da un punto di vista negativo, perché ha anticipato quello che è molto in altri paesi, ma se noi guardiamo le dinamiche di flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro, alcune dinamiche per quanto riguarda interventi di distorsione della distribuzione del reddito, eccetera, l'Italia si è all'avanguardia da questo tema. E adesso gli altri paesi europei si stanno adeguando a quello che l'Italia già 20 anni fa aveva iniziato a praticare. Però con la differenza che le misure della riforma del mercato del lavoro tedesco sono avvenute all'interno di una struttura produttiva, così come è successo per l'Inghilterra e in parte per alcune aree della Francia, che aveva una struttura produttiva, una specializzazione produttiva che manteneva alta un livello di intensità capitalistica basata su imprese di medie e grandi dimensioni. Questi processi di precarizzazione inseriti in un contesto di arretratezza economica basata sul capitalismo familiare di piccole dimensioni, eccetera, avendo degli effetti di feedback e di rinculo molto, molto forti. Credo che questo, cioè, poi si potrebbe parlare, ma non voglio portare via altro.
Quindi la domanda è come queste incidono sulla situazione italiana. Sì, io non parlo mai di produttività del capitale e non parlo mai di produttività totale dei fattori, perché qui è proprio il mio marxismo ultra ortodosso che mi impedisce, non riuscirei a farlo, mi morderei la lingua. Preferisco pensare al fatto che l'investimento in macchinari e in nuove tecnologie renda il lavoro più o meno produttivo, questa è l'idea. Però per il resto sono d'accordo con quello che dicevi, soprattutto sono d'accordo sul fatto che ci sia un problema di specializzazione produttiva. E cioè, siccome noi quando calcoliamo la produttività in termini aggregati, cioè in termini macroeconomici, la calcoliamo come valore aggiunto per ora lavorato, valore aggiunto per addetto, questo significa che conta molto qual è il settore produttivo in cui tu ti specializzi, perché ci sono settori produttivi in cui questo valore aggiunto è alto banalmente, sembrerà una cosa assurda, ma banalmente perché puoi praticare prezzi alti. Ci sono altri settori produttivi in cui questo valore aggiunto per addetto è basso, perché non puoi praticare prezzi così alti. In altre parole, avrai un valore per addetto sempre molto alto quando vendi SUV e un valore aggiunto per addetto sempre molto basso quando vendi utilitari. Ci sono anche fattori banali di questo tipo che contano. Quindi la specializzazione ha contato. La mia impressione è che l'euro non sia l'origine di tutti i mali, al più che lo sia la decisione progressiva di convergere alla moneta unica, che appunto ha radici molto antiche, almeno dal 1979 per il nostro paese, e che però l'euro in qualche modo abbia finito per aggravare i problemi che il paese aveva. Quindi in questo senso comunque bisognerebbe quantomeno ammettere che non sia stata una buona decisione quella di entrare nell'euro. Di lì a concluderne che non entrando non avremmo fronteggiato problemi simili, forse no, forse è una conclusione forte, eccessiva, bisognerebbe provarlo, non basta un esercizio come quello che io vi ho mostrato per provarlo, però certo avremmo avuto qualche strumento in più per fronteggiare la carenza di domanda, avremmo avuto per esempio la possibilità di fare politiche fiscali di diverso tipo. Guardate che una delle ragioni per cui io non consigliavo quando appunto mi veniva chiesto un'opinione, non consigliavo alla Gran Bretagna di uscire dall'Unione Europea, è perché la Gran Bretagna se ne sbatteva dei parametri di Maastricht. Hanno conosciuto anche loro una stagione di austerità, ma era una stagione di austerità che si sono autoimposti. Qualcuno potrebbe argomentare che se la sono autoimposta per tenere sotto controllo il deficit cronico che loro hanno della loro bilancia dei pagamenti, soprattutto della componente della bilancia commerciale. Ma la verità è che avendo una grande piazza finanziaria come Londra, non nella misura in cui possono gli Stati Uniti d'America, ma certo in misura non rilevante, la Gran Bretagna ha sempre potuto compensare con afflussi di capitali i propri deficit correnti, quindi non avevano bisogno di politiche di austerità. L'Italia a maggior ragione non ne avrebbe avuto bisogno, perché è un paese più competitivo sul piano commerciale della Gran Bretagna, e quindi credo che avrebbe potuto giovarsi di politiche fiscali che invece in questi anni non sono state fatte. Si parla spesso di fare investimenti. Una delle grandi critiche che viene fatta al governo che abbiamo ora è quella di aver speso quelle poche risorse che c'erano per il reddito di cittadinanza, o come volete chiamarlo, e per la flat tax. Io sono tra quelli che dice che questi soldi si potevano spendere un po' meglio. Però bisogna anche ammettere che i soldi sono pochi, primo, e che secondo una politica di sostegno agli investimenti non solo richiede più risorse, ma richiede molto tempo per essere messa in moto. Aprire un cantiere richiede molti anni a volte, perché ci sono vincoli che insomma potete immaginare, e anche gli effetti, il rendimento di un investimento è più sul lungo periodo. E nell'attuale contesto politico e in generale nell'attuale contesto di vincoli internazionali, istituzionali, in cui la classe politica italiana si trova ad operare, la mia impressione è che sia molto difficile procedere a politiche di investimenti, qualunque sia il colore del governo. E non ho una particolare simpatia per il governo in corso, quindi mi costa dirlo. E una domanda da Warren. We have a question from Professor Warren. Just a quick comment. You started the euro in 2001. Okay, abbiamo iniziato con l'euro, introduzione fisica 2001. I used the dates they were irrevocably locked at the beginning because they were effectively one currency, so maybe 1998.
Ok, però effettivamente le valute erano state bloccate nel 1998. Ok, now also you use the counterfactual with regards to interest rates. Ok, ha mostrato i controfattuali sui tassi di interesse. I would suggest it wouldn't apply to interest rates because they're set by the central bank, so it's just kind of an arbitrary setting. So cioè, it's not wrong, it's just not exactly what a counterfactual is. Ok, dice, ma siamo sicuri che questo controfattuale abbia un valore perché i tassi di interesse sono stabiliti dalla banca centrale. And just the last thing, I would look at productivity as a function of demand and unemployment. See how they're related. Thank you. E inoltre dice, vorrei capire un attimo il discorso del, spiegare meglio il discorso della produttività legata alla domanda. Sì, devo rispondere in italiano o in inglese? No, in italiano, italiano e traducendo. Ok, sì, io ho preso il 2001 come data di riferimento perché avevo pochi dati, ma in realtà ho fatto gli esperimenti anche col 1998, che è la data effettivamente più corretta, e i risultati sono gli stessi. La ragione per cui vi ho caricato il codice sul sito è esattamente quella di consentirvi di retrodatare e cambiare diciamo quelle opzioni come meglio credete. I risultati sono abbastanza robusti, però okay. Quindi non dovrebbe cambiare. Ok, I just started from 2001 because it was easier, but I already done the same thing related to 1998, and the results were almost the same. In any case, if you go on my website, you can change the start date. E il tasso di interesse sì, è fissato dalla banca centrale, questo è vero. Io però non ho guardato al tasso di interesse sulle main refinancing operations, che è quello diciamo di riferimento in Europa. Ho preso il tasso di interesse sul tasso di rendimento sui titoli di Stato a 10 anni. Su cui naturalmente il tasso di interesse fissato dalla banca centrale ha un impatto, ma per una serie di ragioni istituzionali, come sapete, questo non significa che nell'eurozona abbiamo tassi di interesse tutti livellati sullo stesso valore, proprio perché la Banca Centrale Europea, ahi noi, non agisce come agirebbe la Federal Reserve. Quindi in questo senso ho proposto un esercizio sui tassi. Ok, my exercise relating to the interest rate was done related to the 10 years interest bond, because as we know, there's a fixed interest rate from the ECB. However, there's a component related to the difference between the yield from each emission 10 years, for example, Italy related to Germany, and that was called the so-called spread. E infine sì, sono d'accordo che sia i livelli di domanda che il livello di occupazione abbiano un impatto sensibile sui livelli di produttività, quindi sono d'accordo nel modellare la produttività come funzione della domanda, che del resto è la cosiddetta Caldor-Verdon Law, la legge di Caldor-Verdon, che ha peraltro dei precedenti in Adam Smith, in Silos Labini. Sto a un lavoro proprio con Stefano Lucarelli, che è entrato qualche minuto fa, proprio su questi temi. Quindi sì, certo, l'idea che la domanda abbia un impatto sui livelli di produttività è esattamente alla base del nostro lavoro, è una cosa che riconosciamo. Ok, and I agree in my model that the demand has an impact on employment and productivity as the Caldor-Verdon law explained. So this is a thing that we are in agreement. Io brevemente volevo chiedere che è stato evidenziato che un rischio, diciamo, di un'uscita dall'euro è che sono le svendite all'estero delle aziende italiane dopo un'eventuale uscita, che le svaluterebbe rendendole appetibili.
cioè è evidente che molti operatori stranieri aspetterebbero proprio quel momento per fare, diciamo, shopping a buon mercato. Se nel caso non dovessimo fare un'uscita disordinata, nel senso perché, come accennava, potrebbe l'implosione, diciamo, dell'Eurozona potrebbe avvenire per uno shock esterno, come si potrebbe impedire, diciamo, appunto, questo shopping a buon mercato? Beh, anzitutto la svendita delle imprese italiane c'è già stata, e c'è stata all'interno dell'area euro. In secondo luogo, questa è un'argomentazione che mi sorprende molto, perché è un'argomentazione sovranista utilizzata da economisti che di solito invece mi spiegano che il libero mercato, la possibilità per i capitali internazionali di circolare liberamente, di trovare collocazione o investimento laddove è più profittevole, è una buona cosa. Quindi è una strana argomentazione. Io ritengo che la possibilità di uscita dall'euro, diciamo così, concordata, sia illusoria, non succederà mai. Come proprio il caso britannico dimostra, una serie di pressioni interne ed esterne porterebbe immediatamente alla spaccatura di qualunque coalizione governativa e al paese nel caos, almeno politicamente. Vi sarete accorti, per esempio, che in Europa questo ha portato una spaccatura sì all'interno del, per esempio la Brexit ha portato una spaccatura sia all'interno del governo britannico, ma anche all'interno del Partito Laburista. C'è una buona parte dell'elettorato laburista che in questo momento credo abbia deciso ieri o l'altro ieri, daranno i risultati domenica sera, di votare per il Partito Liberale, cioè degli amici di merende austeritarie dei conservatori, o di votare per il Partito Verde anziché votare il Partito Labour, che non avrebbe sull'uscita una posizione chiara. E c'è anche una parte dei elettori laburisti che invece ha votato il partito di Farage, dicendo che quello sì che è un partito che voleva uscire davvero dall'Unione Europea. Quindi i problemi si creerebbero immediatamente, probabilmente non si creerebbero nemmeno solo a livello italiano, anche in Europa c'è una spaccatura forte. L'asse franco-tedesco sulla questione Brexit si è rotto, la Francia spinge davvero per un'uscita della Gran Bretagna perché spera probabilmente di prendersi una parte del settore finanziario inglese. Secondo me è una scommessa ridicola. Chiunque abbia idea di che cosa sia Londra, anche solo delle due città, Londra e Parigi, sa che non è possibile pensare di trasportare la City a Parigi, e i contratti che vengono stipulati e che vengono scambiati a Londra hanno una tale complessità che richiedono una serie di infrastrutture, di personale, che non è che puoi portare da un giorno all'altro. Ma certo, i francesi un pensiero ce lo stanno facendo. Per contro, da Berlino non ne vogliono sapere, perché l'industria, pensate, l'industria automobilistica tedesca è legata a mani e piedi all'industria britannica e alla finanza britannica. Voi sapete dove vengono scambiati gli euro? La grande piazza finanziaria su cui viene scambiata la nostra valuta è, nonostante Londra non abbia mai aderito, nonostante la Gran Bretagna non abbia mai aderito all'euro, è Londra. Quindi c'è un'interconnessione molto forte, c'era anche un progetto di unificazione delle due borse, quella londinese e quella di Francoforte, che poi è saltato, a capo avrebbe dovuto esserci un tedesco, se non ricordo male. Insomma, io credo che la possibilità di una uscita pacifica e pacificata non ci sia. Se mai dovesse saltare in aria l'area euro, sarà un periodo di fortissima turbolenza economica, finanziaria e politica. Questo è. Marco, scusa, una domanda sempre riferito all'inizio di quello che avevi, una delle domande che mi è stata fatta, ma abbiamo pensato tra gli altri amici anche il professor Stefano Lucarelli, che con Roberto Romano ha scritto questo libro Squilibrio, dove c'è anche un'analisi del declino della situazione italiana, in particolare anche del fatto che manca uno strumento per industrializzare la ricerca come era invece una volta l'IRI. A tuo parere questo fattore che è venuto meno, quanto ha inciso sull'aspetto del declino del sistema industriale italiano? La verità è che non lo so.
sicuramente inciso e sicuramente inciderà in modo crescente nei prossimi decenni. Io quello che vedo quando torno in Italia, di solito mi muovo tra università, insomma, perché quello è il mio ambiente lavorativo di riferimento oggi, anche se poi non sono nato dentro l'università. E quello che vedo è un'università ancora solida, ma che ha posto, con le riforme che ci sono state in questi anni e soprattutto con i tagli che ci sono stati in questi anni, le premesse per il proprio declino. Credo che lo stesso si possa dire per la ricerca. Uno dei grandi problemi italiani è che la ricerca si fa solo a livello pubblico, a livello privato non c'è, però non è una coincidenza che non ci sia, non c'è un po' perché abbiamo perso quei campioni nazionali di cui si parlava prima e che menzionavi anche tu, e un po' perché invece la gran parte della piccola e media impresa italiana non ha bisogno di grandi investimenti in ricerca, non ha nemmeno bisogno di laureati, che è una delle ragioni per cui noi produciamo laureati che vengono utilizzati nel resto d'Europa e nel mondo e non in Italia. È un problema di nuovo di struttura produttiva, di collocazione entro la filiera o catena internazionale del valore, in cui l'Italia progressivamente ha subito uno slittamento. È passata dall'essere un paese di prima fascia a un paese, o anche di prima fascia, non solo di prima fascia, insomma, un paese che in buona misura lavora a livello di forniture e quindi ha bisogno di manodopera specializzata, ma non di investimenti massicci in ricerca e sviluppo, che peraltro si stanno concentrando in pochi paesi, o meglio in poche grandi imprese multinazionali che fanno capo a pochi paesi. Quello della centralizzazione e concentrazione dei capitali, insomma, è un processo che chiunque si sia avvicinato a Marx dovrebbe conoscere bene, ed è un processo in corso, drammaticamente in corso, e che produce naturalmente rigurgiti opposti. La stagione di questo rigurgiti nazionalisti, di questo revanchismo in buona misura reazionario a cui assistiamo in Europa e anche in questo paese, è il frutto anche di questo accentramento continuo, la creazione di una grande area valutaria, ma più in generale la creazione di una grande area di scambio e di rapporti finanziari, qual è l'Unione Europea, è un tentativo appunto di accentramento, di forzare questi processi di centralizzazione. I rigurgiti a cui assistiamo sono le controtendenze. Bisognerà vedere se la tendenza è più forte delle controtendenze. Marx ha insegnato ad analizzarle assieme. La mia sensazione è che il giocattolo si potrebbe rompere, anche se non mi aspetterei grandi, grandi cambiamenti dalle elezioni in corso, per esempio, su cui per esempio una parte del governo italiano, mi pare di capire, aveva puntato. In ipotesi di uscita dall'euro, che rilevanza avrebbe i saldi target 2? Allora io giro direttamente la domanda al professor Cesaretto, che nessuno lo sa. No, sarebbe una guerra di forza, dai, qui ce la possiamo giocare a colpi, come dire, di norme, di diritto internazionale, non conta niente in questi casi, questione di rapporti di forza. Ovviamente l'Italia tenterebbe di rinominare tutto in termini della propria valuta nazionale, e gli altri paesi cercherebbero invece di imporre al nostro paese l'euro, ammesso che l'euro rimanga in piedi. Sarebbe a mio avviso una mera questione di rapporti di forza, quindi ha poco senso, credo, farsi domande tecniche. Ha molto senso, è molto interessante, io leggo volentieri queste cose, ma credo che sarebbe puramente una questione di rapporti di forza e di relazioni internazionali. Bene, ringraziamo Marco Veronese Passarella anche e soprattutto per la sua estrema precisione nei tempi, e un applauso. E quindi invito, diciamo, a prendere posto Warren Moser, Ivan Invernizzi e Marcello Spanotti.